Terza vittoria di fila per il Pescara, si gioca di fronte a 1000 spettatori con numerosa rappresentanza ospite. Le fasi iniziali di gara vedono i biancazzurri propositivi con Pompetti che al quinto chiama la parata centrale, il portiere Rossi. Al 17° però è Turchetta per i locali ad alzare la sfera di poco sopra la traversa, quasi dal limite dell'area di rigore. Brivido per il Delfino che continua però a fare la partita pur senza brillare. Limolese gioca in velocità creando però in contropiede qualche patema a Memusciai e compagni. Il match si mantiene piuttosto equilibrato e povero di emozioni con i due portieri Rossi e Sorrentino mai seriamente impegnati. Trascorrono i minuti ma in campo non accade praticamente nulla, con i locali più pimpanti rispetto alla prima parte di contesa. Di occasioni però neanche a parlarne, con lo 0-0, logica conseguenza dopo 46 minuti di gioco. Nella ripresa al quarto, pronti via e palla a Ferrari che dopo un lancio da 25 metri in area conclude trovando una deviazione di Angeli con la palla che finisce alle spalle di Rossi. Pescara in vantaggio e per l'attaccante italo-argentino arriva così l'ottava rete della stagione. Fanno feste i tifosi ospiti giunti in Emilia. Il Pescara ci crede e prova a raddoppiare. Al 12° arriva ad un passo dal 2-0 con Dursi che in area in sospetto fuorigioco mette a lato. Al 14° ci prova Clemenza che sfiora la traversa. Al 21° doppia occasione emiliana, prima con il salvataggio di Sorrentino e poi con la conclusione di Lombardi che fa carambolare la palla sul palo esterno. Auteri vede qualche problema a centrocampo e dopo aver sostituito Clemenza con Chiarella, al 28° manda sul terreno di gioco Giambò per Ferrari. Al 34° buona opportunità per il giovane attaccante del Pescara che in area calcia sbilanciato mettendo la sfera a lato. Nel finale di partita spazio a De Marchi e Rauti al posto di Dursi e Memusciai con i biancazzurri a tenere il vantaggio in un finale di gara che vede il Pescara prima rischiare al 91° con il tiro al lato di Luca Lombardi e poi sprecare nel recupero al 94° con la doppia parata di Rossi e poi ancora con una opportunità fallita al 95° da De Marchi e compagni. Alla fine arriva la vittoria, una vittoria meritata per il Delfino che mercoledì giocherà l'atteso derby in casa dell'Ancona Matelica.